Solamente allora 6 livelli. Adesso vi faccio vedere come. Fra l'altro, non sono andato avanti, eh. Non sono andato avanti. Andare avanti non lo farei mai. Senza lavi, tranquillo. Ah, ho ucciso il facocero per livellare. Ho ucciso il facocero. Mi ha dato sta roba. Lo trovo abbastanza figo. Allora, per livellare, che cosa ho fatto? A parte uccidere il facocero e uccidere 1000 volte le guardie dentro la chiesa, quella dove in cima ci sono i Ragazzi, io gargoyle. dato che mi devo ancora recuperare tutto Feasbadman, goodbye minore di 3. Grazie mille per essere stata qua, Jessica. Grazie mille di cuore, grazie mille. Quindi, a parte, minchia, sti grassi, però io non capisco perché siamo qui. Allora, come cazzo si va? Allora, vabbè, non ci sto riuscendo ad andare. Ho fatto 1000 volte. Eccoli qua. Ho fatto 1000 volte questa strada qui, avanti e indietro, avanti e indietro di qui, avanti e indietro, e ho ucciso 1000 volte i teschi di questo cimitero. Li ammazzavo, tornavo al falò, li Era ammazzavo, perfetto, tornavo al avevo falò, tutto così. Ci avrò sei per mesi, un'ora, ci avrò messo, però ho fatto tipo 6 182.5 livelli. giorni, L'ho fatto per 4.382.268 comunque non farlo in live, così vi miglioro la qualità delle minuti, live e non si perde tempo. 15.768.000 secondi, I teschi. secondi Sono passati teschi, così. scusa. Prego per i calcoli. Ma sono teschi, ma non dite. Allora, 6 mesi, 182 giorni e mezzo, 4300 ore, eh? 1 alla E più nano alla E più 9 nanosecondi passati con te. Prego per i calcoli. Grazie per i calcoli, Leighton Gore. Grazie mille per questi 6 mesi. Grazie mille di cuore. Grazie mille, Leighton. Ribentornato per il sesto mese. Grazie davvero di cuore, grazie. Allora, no, non sono mai morto, perché ovviamente contro i teschi non sono mai morto. No, comunque no, giuro che non sono mai morto. Minchia, se morivo contro i teschi era triste. Ho anche 10 Estus. Allora, poi mi avevate detto nella scorsa live di cercare il piromante qua intorno e l'ho trovato. Non gli ho Oh, parlato, sì, quindi magari. vediamo. Ho la piromanzia da grande, però piromanzia solitamente sulla riesco a cavarmela con un po' di Oh, yeah. attenzione. Posso Don't condividere worry. il mio catechismo con Think I'm te? enough for you. I'll be pleased to help. Sarei felice di Ah, aiutarti, a meno che tu non trovi la magia nauseante. Un po' sì. Sì. Oh, really? Ma no, volevo dire I'm on sì, the bridge. aiutami, non sì, No, no. nauseante. I only wish to. Fastidio, madonna. Parlami. Oh, No, eccolo. dai, parlamene. Sì, non la trovo Really? But nauseante. I'm on the bridge. Ha cambiato le risposte, adesso ho messo I no only wish. e non andava bene. Allora. Non può. Oh, and I'll be pleased to Felice help. di aiutarti, sì. Yeah, well, I'm Magnifico, sure ok, that sono sicuro che ti there'll be some torneranno use utili. for us like this. Prima prendi questa, fiamma della Flame piromanzia. from the Ora sei great un scroll. piromane. Well, let's get E started, come on. quindi? Acquista oggetto, evolvi. Allora, acquisto. Che cosa posso acquistare? Ah! Ok, non, ho 22 anni. Ok, qui posso comprare le magie. Sfera di fuoco, combustione. Evolvi l'equipaggiamento. Quindi io devo, aspetta. Se è come il 2 devo quindi. No, forse non era così. Vabbè, devo metterlo tipo nell'altra mano. La fiamma, la mano rossa. Devo mettermi la mano nella mano. Sì. Però non ho abbastanza anime per. Ok. Devo prendere un attimo le anime, almeno da comprare le cose per poter essere un piromane. Mettiamo fuoco a tutto, Ez. Poi, altra cosa, ragazzi, ora come ora, io non so dove devo andare, perché andando giù di là, mi Ah, ricordo. quasi dimenticavo. Sai cosa dicono due palloncini nel deserto? No, Uno dai. dice attento al Devo cactus ammazzarne solo che e cinque. l'altro a Allora. quale cactus. Devo ammazzare solo che. Ah no, non 5, vabbè, o 10 piccoli o 5 grossi. Comunque si fa in un secondo. Ila era pessima comunque, grazie, ma era pessima. Ancora. Madonna, che fastidio però. E che altro? Mi dovete dire, grazie Ila comunque, dove devo andare, cioè dove volete che io vada, perché secondo me posso andare un po' da entrambe le parti in verità, sia giù di qua, sia verso dove stavamo andando la scorsa volta. Quindi ditemi voi dove preferite che io vada. Per me è indifferente, vado dove volete voi. Allora, se muoio contro i teschi, però solo perché sono in live e quindi sono distratto. Perché qua c'è lo spadone di Jack Sparrow. Olè. Ok, a noi servivano 500 anime. Fatte, ok, fatte. Quella è la situazione di una mano dopo la decima sega. Feels weird, man.
Bosco radice oscura, quello sotto Andre. Ah, andiamo lì, ok. Andiamo lì, ok. Quindi andiamo solo sotto Andre. Ok, andiamo solo sotto Andre, ok. Perché ci sono mille posti. Allora c'è quello, quello della scorsa volta. Immaginati un mitra. Non posso farlo adesso. Immaginati. No, immaginati. C'è la strada che abbiamo sbloccato la scorsa volta. Madonna. Quella dove abbiamo combustione o sfera di fuoco. 500. Questo qua quanto è che costa? Non abbiamo capito quanto che costa, non c'è scritto. Non c'è scritto il prezzo. E io come ho fatto a capire che erano 500? Arriva. Come? Ma. No, aspetta, non ho mai usato la magia. È piromane, non piromante. E io mica ho detto. Allora. Li trovi entrambi nel bosco radice. Allora ok, andiamo nel bosco radice oscuro. Ok, sarà fatto. Voglio prima un attimo capire. Devo metterle qua le magie, no? Qua? Ragazzi, le magie tipo combustione, come minchia si fanno? Qua c'ho gli scudi. Ma non funziona. Devi. Ah, ok, alfalò. Ok. Ragazzi, no. Aiuto, è questo? No. Ah, ma era ok. Armonizza. Fatto. Ok, quindi scusami, se ora io faccio così. E riposo, me le ricarico. Ok, sì, volevo dire se erano da comprare o se me le ricaricava. Sì, era Giant Dead, sì, Pog. Ho visto. So chi è Giant Dead. E quella lì chi è? Ah no, sì, è quella lì della scorsa volta. So che è Giant Dead per il semplice motivo che mi sono appunto un po' informato sulle migliori build, eccetera. E ho visto molti spammare sto Giant Dead ovunque. Quindi ragazzi, andiamo al bosco tetro. Bosco sacro, scusate. Non cadere però, io pensavo ci fosse il muro. Havel, mamma. È la mamma di Havel, sì. Perché non mi uccide se io uccido il figlio? La piromanzia su Dark Souls è OP as fuck. Vediamo. Allora, intanto siamo alla chiesa dei non morti, perché dobbiamo scendere e andare da Andre. Che poi, tra l'altro, Andre forse ci permette di potenziare anche ora la Svainandera più 6. Dato che abbiamo trovato nella scorsa live la titanite verde. Ah, ma non è vero affatto, allora niente, ok. Non è la mamma di Havel. Ci avevo creduto io. Mi stavo fidando così di tanto. Quella porta è sempre chiusa, sì. Allora, lì c'è Soler che rimane triste. Non è Soler, è quello grasso. Come si chiama? Quello disgustoso. Come si chiama? Non mi viene. Evolvi. Svainando. Non è abbastanza anime. Ah no, mi serve una titanite grande. A questo oggetto posso comprare solo la titanite. Vabbè, qualche arma inutile. Vabbè, direi che è giunta l'ora, andiamo. Guardate un po', livellando, ho ucciso anche lui. Ragazzi, per livellare e portarmi... Si possono, ecco, vedete, quelle lì sono le stat. Come ho detto, ho portato la forza 24, poi ho appunto aumentato destrezza... No, scusate, uno destrezza, uno stamina e uno vitalità, mi sembra. Quindi, di qua però ora è territorio nuovo. Quindi, ora c'ho l'ansia. Che l'altra volta ci hanno... Eccolo lì, l'altra volta ci hanno massacrato sti uomini marijuana. Ma non mi fa niente, mi aveva shottato l'altra volta. Ah, li shotto io adesso quasi. Sì, ho shottato! Ez! Allora come gli spieghiamo dove andare? Vabbè, ora magari faccio un po'... random, vediamo cosa trovo. Faccio un po' random. Grazie Impaico, grazie grazie per la sub. Sono diventato un attimo Pavarotti per Impaico. Grazie mille per la sub. Io ho sbagliato tasto, volevo fare il salto in volo. Non manco Impaico, quindi grazie mille Impaico, grazie mille. Sono morto, credo. No, ancora no. Però tra poco sì. Ma perché non riesco a uccidere? Perché è così forte sto albero di merda. Oh. Quindi Impaico, grazie mille. Grazie mille Impaico.
Benvenuto anche te nell'autistic army. Dio santo, che posto è questo? Perché ci sono così tanti buchi dove cadere? Aiuto! E uno è andato. Ho visto uno che si è mosso qui dietro. Minchia, c'ho la vista periferica. L1 ed R1. Ah, ok, mi posso liberare dalle prese. Ok, grazie, grazie mille. Pensavo fosse una cosa che se ti becca ti fotti. Allora, là sopra poi si scoprirà come andarci. A meno che di qua non posso salire. No. Guardate che stavo lasciando qui la spada di Havel, vedi? Ok. 100 subs? Siamo a 100 sub! Non me ne ero nemmeno accorto perché l'ho troppo preso a giocare. Impaico, sei il 100° sub, ragazzi. Io ora, ovviamente ora giochiamo, non posso stare qui a fare discorsi lunghi perché vi annoio, però è una cosa gigantesca questa. Dovrei stare qua a fare dei discorsi infiniti perché è qualcosa di gigante, ma 100 sub, Dio. 100 sub, ragazzi, 100 sub, sono una quantità di numeri incredibile, ragazzi, davvero è tantissimo. Quindi grazie di cuore a tutti, ragazzi, perché 100 sub è un traguardo che non mi aspettavo minimamente, davvero. 100 sono veramente tanti, sono veramente tanti. È tipo la seconda volta che ci arriviamo, però ora si è tutti molto più... È una community molto più stretta e molto più molto più affettuosa di quella che c'era prima. Chiusa per qualche giorno. Quindi davvero, io vi ringrazio davvero di cuore, uno a uno, ma davvero uno a uno, perché 100 sub sono un numero davvero enorme, sono un numero a dir poco enorme, ragazzi. Quindi di cuore, davvero, ve lo dico di cuore, grazie. Vi prego di cercare di capire quanto vi sono grato. Piromanzia! L'ho mancato. Aspettate che qua... Quindi ragazzi, davvero, vi prego di capire quanto vi sono grato, perché non ve lo so esprimere a parole. Quindi seriamente grazie di cuore a tutti, perché 100 sub sono veramente tanti. Grazie davvero a tutti quanti. Ora andiamo avanti, però ripeto, scusate, ma è un numero gigantesco e spero di riuscire a non deludervi mai. Ma non c'è un boss. Ah. Spero di non riuscire a deludervi mai e a mantenere mantenere, com'è che posso dire, sempre soddisfatto, menchia, questo numero gigantesco qua di persone, perché sono tantissime persone e io non voglio fare altro che rendervi felici tutti. Quindi davvero grazie di cuore, spero di... cos'è? Non deludervi mai. Sono lentissimo, sbaglio? Un muro invisibile indietro dove c'era il portone chiuso da Nsgame. Torna indietro e guarda il muro. Torna indietro e guarda il muro. Ok, ci guardo ora un attimo, però, perché muoio. Ok. Si può ammazzare, non è impossibile. Ora. Pensavo fossi morto. Vabbè, morto ora. Ok. Ora ritorno indietro e vado. Lento e sfacca. Ma perché mi ha dato una maledizione o qualcosa? È per quello che ero lento. Comunque, ragazzi, ripeto, 100 persone sono tanti. Ah, forse da qua il muro è invisibile. 100 persone sono davvero una quantità folle, quindi io non so come ringraziarvi se non che dire: spero ogni live di portarvi una live più bella e più divertente di quella prima, perché siete 100, siete tanti, vi meritate delle live stupende. Quindi eccolo il muro invisibile. Oh! Quindi ripeto ancora una volta, grazie davvero a tutti, ragazzi, grazie a tutti. Ok, ora andiamo avanti, ora che sono anche riuscito a trovare il falò. Ragazzi, ormai vi ascolto, sono maturo, sono un pro. No, però. Io sta... piromanzia, però. Come cazzo funziona che non li becco? Forse la devo caricare? No. Forse devo essere super, super vicino. Cos'è che droppano tanti? Muschio. Il muschio è quello che fa tutte le cose, tipo per l'avvelenamento, per il sanguinamento, quella roba lì, no? Riammazziamo Giovanni qui,
che ha una voglia di morire incredibile, già che viene a sfidare il re di Dark Souls. E uno 122, come? Sì. Va bene, io pensavo fosse comunque uno di quelli singoli, non uno che torna. Qua sì che si expa. Ho trovato un'armatura, ma la guardo dopo. E qua c'è un po' troppa gente che mi sta venendo appresso. Eccolo lì che guarda quella marijuana gigante che corre. E uno, dai! Ok, è andato. Via, vattene via. I cori da stadio. Vieni più vicino. Dai però, tua sorella la puttana. La puttana di vostra madre. Ok? Ci sono, sto benissimo. Ho ancora un sacco di vita, come potete vedere. Aia. Ma cosa fai che... Ma cosa hai rotolato, ragazzi? Comandi invertiti. Perché mi rotolava verso di loro? Attacca. Aiuto. Non ci riesco. Perché non si avvicinano sti alberelli di minchia. Via! Che male! Ok, via! Non voglio morire, il contatore non deve aumentare. Sicuramente ora c'è gente anche dietro, però ecco, ora sono anche lento. No, non mi ha preso. Premi quel cazzo di R1. Ho capito, ma se non è l'attimo opportuno, come li sto schivando? Crepate tutti. Via. Sono morto. Non potevo scappare. Avevo il cerchio giallo intorno. E non posso usare lo scudo perché l'arma la posso usare solo a due mani. Almeno credo. Forse ora che ho la forza 24, no? Aspetta. Vediamo un po'. Scudo. Ok, migliore è questo qua. Almeno per ora pare questo qua. Ma non fare, che è tanto inutile. Credo che si possa usare anche a una mano adesso. Ah, è vero, aumento il contatore adesso. Adesso aumento il contatto. A voi però. Già siete inutili. Sono morto! Le mie 3000 anime! Ok, minchia, calcolare le distanze a volte però faccio dei macelli. Allora, lo scudo peggiore del gioco? Ma com'è il peggiore? No, vedete, la devo usare allora domani. Allora non posso usare, almeno per ora non posso usare lo scudo. Più altro c'è sti qua che rompono i coglioni in una maniera, mamma mia. Eccolo lì, già subito, adesso. È morto! Ezz. E uno. Ammazziamo sti alberi di minchia prima però. Perché R1 non fa niente. Ah, adesso shotta R1. Prima no. Via. Non raccogliere i funghi per i boschi. Ancora. E un altro andato. Vedete ragazzi, basta conoscere un minimo la zona. E poi per me è Ez. Cioè, sono comunque il campione. Guarda come corrono però. Guarda come corrono che mi inquietano. Fastidio quando corre però poi... Sono vivo come? Fastidio quando corre però poi si ferma. 2-2. Ok. Me ne sono prese 3 o sbaglio? Andato. Via. Anche no. Che fastidio sti alberi comunque. Nemici più brutti del gioco. Oh, cioè, abbiamo fatto. Prima la usavi con una mano. Ah, ecco perché non shottava. Ho scoperto, ok. Andiamo a prendermi le mie belle anime, va? No, ma cosa volete? Dove sono le mie anime? Le mie anime? Eccole. Attacca l'albero sul perimetro della zona. Un secondo. A parte che il perimetro della zona è un po' grande, quindi non so quale albero intendi. Oddio, mi son perso. Da che parte sono arrivato? Ok, di qua c'è un drop, quindi di qua non posso essere andato. Dito c'è sulla destra, arrivando dal falò un albero che devi attaccare.
Sì, io devo capire da dove sono arrivato, però aspetta, mi sono perso, ragazzi, un secondo. Io sono arrivato da qua? No. Di qua forse dove devo andare. Ragazzi, un secondo che devo trovare da dove sono arrivato. Mi sono completamente perso. Non sa mai nulla. Ragazzi, è la mia prima volta in questi posti. Siate clementi, siate buoni. Il contatore, sì, l'aumento. Questo qua che devo attaccare. Oh! Guarda come soffre. Guarda come soffre questo gioco che odia i vegani. Non vedo. Ok. Che schifo, c'è una locusta. Via! Cos'era quello schifo? Cos'è questo posto? C'ho l'ansia adesso. Ora uccido tutti gli alberi. Vegani, Zulul. Devo uccidere gli alberi. Ah, è per fare prima? È per evitarmi quelle cose che ho affrontato prima? Locusta rossa piatta. Non vedo. Sono al punto di... Dove sono? Quanto mi sto perdendo? È buissimo fare questo posto. Serve una torcia. Ah, là ci sono delle scale. Qua c'è un rompicoglione. Stiamo scherzando? Le locuste soldatini giocattolo? Cosa fai, pazzo? Ovviamente mi ha preso benissimo, fra l'altro. Allora, aspetta che... Io non so cosa facciano queste cosine qui. Ma smettite di rompermi i coglioni. Ma cosa vuoi che sto giocando con quelle cose rosse? Allora, però adesso mi tilto. Aiaiaiaia, locuste. Lost as fuck. Sì, sono completamente perso, ragazzi. Oh, preso. Aia, sono fortissime. Ma guardale. Come attacca. Aia. Ragazzi, non ho più vita. Un minimo colpo e muoio. Ma proprio cioè proprio niente. C'è qualcosa che ricarichi la vita? Aumenta il recupero di energia. Che diavolo vuol dire? Ok, niente che mi dia energia e vita. Bene. L'umanità? Ah, l'umanità dà vita? Scusa. Olè! Grazie, ragazzi. Sempre secchioni. Emperor Garza, grazie mille anche a te per la sub, grazie mille di cuore Emperor, benvenuto anche te nell'Autistic Army, anche se comunque mi ricordo il tuo nome, quindi so che c'eri anche prima, però grazie mille. Ma tutto questo per un oggetto, no dai? Anello del lupo, ah no, ok, uno di quelli di cui mi parlavate. Aumenta l'equilibrio, ok. Va bene. Ora devo scendere, eh? Perché... Oh no! Cosa stavo per fare? Che c'è il precipizio! Ok, fatto ragazzi, fatto. Abbiamo rotto il muro dei 100, sì, 101. 101, minchia ragazzi, che cosa gigantesca però, che cosa gigantesca. Ma salta pure cosa? Salta, Ez. Guarda come mi trollano, salta. Fiore verde. Comunque sì, qua per livellare c'è di tutto, in effetti. Qua si livella per ora. Volendo livellare. Ah, di qua c'è altro percorso. Guarda qua, oggetti segreti. Ah. Ah, posso davvero farlo? Il salto. Ok, allora vado. Il salto mi sembra buono. Quindi. Vado, eh. Aia. Io salto, ragazzi. Metti la nuova armatura. Giusto. C'è anche la nuova armatura. Quale sarà stata? Non ho la minima idea di quale possa essere, però, ragazzi. Come faccio a sapere? Posso metterle in ordine di raccolta, no? Ad esempio. Armatura di qua. Forse il cavaliere di elite? Cavaliere di elite, sì. Me lo avete confermato anche voi. A me sembrava, non ero certo. Vediamo cosa accade mettendole tutte. Aia! Fettissimo! Fattissimo roll.
così sono mid. Va bene. Stai sotto al 42. E dove lo vedo il mio peso? Dove diavolo è il mio peso? Peso 31. Com'è possibile? Ho 31. Grasso as fuck. Munca mega. Izzipullo. Olè. Vieni qua te. Ma porco. Come faccio? Ma dai. Ci credo che mi colpisce. Sono handicappato. Oh. Anello del lupo preso. Ragazzi. Ah. Oh! Sono un fettissimo comunque con questa armatura. Vabbè, adesso sono come prima, credo. Non lo usi e con l'equilibrio non ti serve molto. Cosa? Non lo usi cosa? Toglio lo scudo, ok. Appunto perché non lo uso. Vediamo com'è. Vabbè, sembra sempre mid, no? Questo qua è mid, non è fast. Fast. Questo è mid, no? Ma è una blind run. Sì, Dragonfly. Sì, non ho mai giocato. Sto andando qui perché non ho fiasche, ragazzi. Adesso andiamo dall'altro lato, a destra. Avessi una titanite grande, mi porterei la fare al più 6. Ok, questo è mid. Ok, ok. Ma vediamo un po'. Se posso comprare una titanite grande. Ma non ce l'ha. Strumento per mostrare le armi. Questa roba. Ma non mi dare le tue armi schifose. Apprendi gesto. Urra. Grazie. Ehi, oi là. Oi, oi. Andiamo a prendere le nostre belle fiasche. Ma che ansia che mi mettono sempre. Avanzi di livello. Posso avanzare di uno. Perché poi me ne servono altri 6.000. Cosa metto? Vitalità, forza, destrezza, stamina. Mi avete detto stamina, faccio stamina. Madonna, non vedo l'ora, arrivi al castello. Andiamo. Devi stare in mid con la devo fare in modo di rimanere in mid con l'armatura completa. Se io rimetto questi qui, avendo tolto lo scudo, vediamo come sono. Vabbè, no, è mid, ok. Ok, a posto. Sapete come uso termini che non conosco. È mid, sì. Questa combustione a me turba comunque, mi sembra un po' inutile. Devo imparare a usarla, più che altro forse sono meglio le palle di fuoco. Il contatore deve aumentare sin da prima, sì lo so. C'è solo una morte, però ragazzi, solo una. Il contatore sarà quasi inutile adesso, perché rimarrà sempre a 42, da ora in poi. E sto anche... Aia, come... Oh my god, lul. Ok, omega lul, ok. Come? Il secondo dopo che l'ho detto. Le umanità. Che cosa le umanità? No, ce ne ho 4. 3. E 3 gemelle. No, 43, non 42 purtroppo, perché devo aggiungerne uno. I dead hypers. Vado a prendere le umanità. Cioè le anime, cioè. Vabbè, sono solo 1000, eh. Non è che sono tante. Porca troia ogni volta. Dai, su ogni volta. Ma cos'è sto svibrazzamento? Restare una... Restare una morte. Ok, 2000. No, non è vero, di qua comunque devo andare. Poi dopo devo andare a destra. Però c'è quello che mi sta già seguendo. Poi mi fotte da dietro. Dai. Non cadere giù mentre ti attacco magari. Ok, ora dobbiamo andare. Ma non erano 8000, erano 1800. Infatti ora le ho appena raccolte. Devo andare di qua? Ah, no, di qua. Ma perché ce l'ho a una mano sempre sta spada? Sì, l'ho messa, me ne sono accorto un secondo prima che voi lo scriveste in chat. Bacino radice oscura. Ok.
Là c'è un oggetto stranissimo. Che cos'è? Ok. Ok. Se droppa là la barda, ha finito il gioco. Chi? Quel coso che mi è scappato, forse. Scappata.